così come quella del Presidente della Commissione Trasparenza, ha dato a danno dell'opposizione, anche perché attraverso questa regola si vuole dare risalto al controllo che un'opposizione seria dovrebbe esercitare sulla maggioranza. E per questo che per evitare fastidiosi giochetti come ce ne sono stati tanti, abbiamo visto che come presidente, come vicepresidente fu votato un membro che poi dopo è diventato membro della maggioranza, ma che era già membro della maggioranza quando fu votato, e come presidente della commissione trasparenza stessa leader con Patate. Quindi pregherei questa maggioranza per dimostrarci ancora una volta quanto sia dignitosa e quanto sia rispettosa di voi istituzionali, di lasciare quindi che l'opposizione faccia il suo nome, e quindi dal momento che le metodologie di elezione di questo vicepresidente sono le stesse dell'elezione del presidente, quindi ci vogliono i 2/3 per poter essere definito escluditi il vicepresidente, quindi io pregherei alla maggioranza di convergere sul nome unitario che noi dell'opposizione facciamo. Altri giochetti, altri personaggi che si affrettano come opposizione o maggioranza, cerchiamo di non prenderci in considerazione, almeno per oggi, dimostriamo un po' di serietà per oggi. Allora io, e lo faccio a nome mio personale, quando ritengo che sia una questione di rispetto per il mandato rappresentativo che due consiglieri abbiamo in questo consiglio. Noi abbiamo un consigliere comunale che è più votato tra di noi, che è un membro dell'opposizione, finora ha svolto sempre con diligenza questo ruolo, quindi io ritengo che politicamente l'unico candidato alla carica di vicepresidente può essere Giovanni De Prete, consigliere di Casoria Positivo, in quanto in quest'aula rappresenta la persona che è stata votata dalla maggioranza degli elettori casoriani. Quindi per questo motivo io propongo questo tipo di candidatura. Spero che il consigliere del Premio accetti e che tutta la maggioranza e l'opposizione converga su questo nominativo. Grazie. È chiesto di intervenire il consigliere Cervone. Allora, buonasera a tutti i presenti, allora il consigliere assessore. Allora, io volevo fare veramente al consigliere politico. Quando mi guardo, io sono stato eletto vicepresidente, quando faccio parte della minoranza, non faccio parte della maggioranza. Dopo ho deciso di appoggiare la maggioranza, alcuni punti l'ho fatto e poi concorrendo sono entrato in maggioranza, entrando a far parte dell'altro. Quando è stato votato il vicepresidente, avevo già detto il documento che io mi sarei messo e in più occasioni ho dimostrato la mia disponibilità di mezzo. Nessuno ha messo la pistola alla tempia, anzi qualche consigliere, scusa Emilio, non ti ho fatto parlare, fammi concludere, grazie. Qualche consigliere dell'opposizione, se vuole votare testimonianza, mi ha dato un ma io voglio farlo nel corso dell'ultimo consiglio comunale e nel corso della commissione della conferenza di Capo, quando Giovanni De Prete mi ha domandato se c'era disponibilità da parte mia a dimettermi del senso anche di questa disponibilità nello potete mettere, si dimetti oggi addirittura possiamo mettere la dose del giorno nel prossimo consiglio comunale. Io ho preso carta e penna, sono andato a dimettermi e ho protocollato il decreto per le dimissioni. L'ho fatto anche come presidente della trasparenza perché penso sia un ruolo che spetta all'opposizione, come penso che con questo regolamento questo ruolo spetta all'opposizione del vicepresidente del Consiglio. Inoltre, da vicepresidente della trasparenza in questo momento, ho convocato due volte consecutivamente la commissione per fare leggere il presidente e alla prima occasione possibile è stato votato la persona di Giovanni De Prete dalla prima. Quindi questo è il diritto di voto. Io cerco sempre di rispettare i
lavoratori di rispettare le regole, vado fino in fondo, sono coerente e lo dimostrerò dopo un giorno, votando chi eletto sia la persona che merita di rappresentare la funzione del vicepresidente. Poi possiamo dire che è un mio pensiero, secondo il mio modesto parere, però mi faccio i regolamenti per la secondo il mio professore, l'ufficio di presidente dovrebbe essere rappresentato dalla maggioranza dei componenti della maggioranza, cioè praticamente il preciso meglio la io. È illogico che in un ufficio di presidenza la maggioranza sia l'opposizione, non è illogico questa cosa qua. Però se domani dovesse essere fatto questo regolamento, allora verrebbe votato un membro della maggioranza. Nel senso di intervenire